Sì, io volevo fare allora innanzitutto i complimenti perché l'ho visto anch'io ieri il film. L'accoglienza a Bari è stata meritatissima perché poi quello che ne esce è una bellissima fotografia di Bari, della Puglia e poca baresità spicciola, cioè una vera baresità più che quella, diciamo, spicciola che ne esce spesso anche, soprattutto negli sceneggiati. La mia è soprattutto una curiosità, come è nato, visto che sei autore anche del soggetto, come è nata l'idea? Cosa ti ha fatto scattare la molla di raccontare questi due bambini alla fine? Dal teatro, da quella che è casa mia. Molti, molti anni fa avevo fatto uno spettacolo di teatro che raccontava un po' questi personaggi. Naturalmente non si poteva fare la stessa cosa e 8 anni di scrittura e riscrittura, come ha detto Chiara, perché in realtà io con Chiara l'ho scritto, gli altri hanno dato magari l'input, però la storia è la sua e la mia. E sì, al teatro. E parto sempre dal teatro, insomma, da casa mia. Non a caso siamo tutti attori di teatro. Lui è di teatro. Lei è un'attrice di teatro olandese, è anche mia moglie, come ha detto Tosi. E quindi sì, è partito tutto da lì. Poi si è sviluppato, è cambiato completamente rispetto a quello che era il soggetto teatrale. Molto cambiato, tanto cambiato. Forse avrebbe dovuto cambiare un po' di più, ma va bene così, sono felicissimo di quello che è successo. E ringrazio il Festival di Bari, perché sai, come regista, tu fai il tuo primo film, speri, ma di andare a qualche festival importante internazionale. Ora mi rendo conto che no, era giusto essere. Per questo poi per questa no. Ancora più importante, ma il miglior complimento che mi hanno fatto ieri, tra altre cose, tra le lacrime e tutto, è oh, il Festival di Bari che stanno cominciando col voto. Beh, comunque una cosa bella di questo film è che è parlato in quattro lingue, ma in realtà non hai bisogno di capire quello che dicono. Io ho visto tante persone, tra questi anche i miei genitori, i miei parenti, non capiscono l'italiano, capiscono l'allese, ma veramente va al di là delle parole. Lo capisci anche così, anche i tuoi genitori, no? Non hanno capito, your parents didn't really understand, but they understand. Ma fatto un film internazionale. Io ho un'ultimissima domanda e curiosità personale del mito delle folle mascherato da attore dissolvente, scusate, ormai la faccio quella parola, no? Totò Onnis, che è chiaramente uno pseudonimo, mi sono sempre chiesto quale sia il suo nome, tanto è quasi l'anagramma perfetto di Marit Nissen, per cui insomma, da un donne di lavoro che ha una moglie e un attore preferito.